Allora, sì, l'altra domanda, io l'avevo lasciata ad Antonio, te la faccio ugualmente io. Quanta energia, quanta cattiveria ci hai messo, no, per portare avanti quel pallone? Ne hai scartati tre, alla fine hai messo questo cioccolatino così delizioso a Diabaté, che non poteva sbagliare. Quanto volevi dargli quell'assist? Quanto volevate regalare questa vittoria ad un pubblico strepitoso? Penso che l'abbiamo dimostrato tutta la squadra, ci tenevamo dal mister a tutti a vincere oggi e a dare l'ultima gioia a questi magnifici tifosi. Quando ho preso palla ho visto il campo tutto a lungo avanti a me, ho detto devo andare in porta. Una volta arrivato lì ho visto che c'erano due miei compagni dietro, ho passato la palla e ho sperato che uno dei due facesse gol. Così è stato e sono felicissimo sia per Diabaté che per me, che ho fatto un grande assist. A proposito di questo campionato, Enrico, non c'è la riprova del campo, per carità, ma onestamente, questo Benevento poteva salvarsi. Questo Benevento però, attenzione, non quello di inizio stagione, questo Benevento secondo te poteva salvarsi? Io dico anche con un paio di partite di è una domanda di vantaggio che mi faccio tutti i giorni. Per me ad occhi chiusi, cioè non ci sta proprio paragone. Secondo me potevamo salvarci e fare anche un grande campionato, non solo non stare ancora lì a combattere. Per me già eravamo salvi. Senti Enrico, il direttore quando si è parlato di futuro ha tirato indietro la gamba, ha detto sono piani imperscrutabili. Certo, Brignola ha fatto esperienza, Brignola ha conosciuto la Serie A, si è fatto vedere, ha fatto capire a tutti quanti che è pronto, se ne sono accorti tutti quanti. Ora nella tua testa che cosa c'è? Visto che il salto di qualità lo hai vissuto direttamente, cosa chiedi a te stesso e cosa può succedere nel tuo futuro prossimo? Beh, il mio futuro, dico sempre la stessa cosa, non, per ora non sto pensando a nulla, voglio solo finire questo campionato nel migliore dei modi e magari o fare gol o fare un'altra grande partita la prossima, perché voglio finire nel migliore dei modi. Enrico, ciao, sono Antonio, ascoltami, mister De Zerbi ha detto, parlando di te, proprio qualche minuto fa, è un po' sottovalutato, a Benevento ha fatto la differenza in tante partite, sarà importante che mantenga sempre la fame avuta quest'anno. Ascolta adesso questo con attenzione, se si ricorderà del suo percorso per arrivare in prima squadra farà una carriera di alto livello. Questa è una cosa che mi tengo da piccolo dentro, è sempre stata la mia forza, la fame, perché se da piccolo giocavo con i miei amici e perdevo, io impazzivo, non giocavo più per una settimana con loro, quindi è una cosa mia che per me non la leverò mai e continuerò a lottare come ogni partita, ogni anno per qualunque squadra dove starò. Sì, posso dire una cosa? Vai, hai retto, credo che sia un augurio. Lo sai, mi stai ricordando tanto Lorenzo Insigne in questo momento? Non esageriamo. È un augurio, No, lui è fenomeno, magari arriverò ai suoi livelli. Magari lavoro e magari arriverò. L'umiltà deve essere. Grazie, spero di. Io continuo a lavorare giorno dopo giorno e magari arriverò ai livelli di Insigne, di qualche. Tutti i fenomeni. Perfetto. Sonia, a te. Hai detto voglio giocarmi l'ultima partita alla grande, non pensare più a nulla, ma ecco la squadra, il gruppo, come sta vivendo questo momento? Parlavi prima di rammarico, tanto rammarico, ma cosa vi dite, cosa state vivendo e come andrete a Verona? Andiamo a Verona per vincere, perché ci siamo messi in testa tutti la squadra di continuare a far bene fino alla fine e di non mollare niente, quindi sicuramente andremo a Verona per fare la nostra partita come stiamo facendo l'ultima. E niente, noi continueremo a dare il massimo e speriamo di vincerla anche lì. Grazie. Prego.